Buongiorno da Telpress Italia, primo piano nota stampa di venerdì 19 novembre. Tre temi della difesa, Oto Melara, il governo allarga la cordata, scrive il Messaggero al NATO Industry Forum che finisce oggi. Dietro le quinte si discute del futuro delle industrie della difesa made in Italy, fra l'italianità e un ruolo da protagonisti in Europa, condividendo questa leadership con il gruppo franco-tedesco KNDS, Fincantieri e magari anche Iveco Defense Vehicle, secondo il piano di Lorenzo Guerini. Questo soprattutto se in ballo ci sarà la possibilità di accedere al progetto di sviluppo del carro armato pesante europeo di nuova generazione da realizzare entro il 2030. L'industria italiana protagonista con la NATO, scrive La Verità, spingere l'acceleratore sull'innovazione per affrontare le sfide poste da Russia e Cina in campo tecnologico. È per questo che la NATO ha riunito per la prima volta a Roma il suo Industry Forum, 1 a 2 giorni, con tutti i grandi protagonisti del comparto. Presente anche la difesa italiana, in primis il ministro Lorenzo Guerini e il neo segretario generale Luciano Portolano, per un confronto con i rappresentanti dei big euro atlantici dell'industria. L'industria di aerospazio e difesa è una delle più dinamiche e competitive realtà per la comunità transatlantica, incubatore di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, ha detto Guerini. Nel prossimo futuro, ha aggiunto, sarà sempre più necessario generare collaborazioni più ampie e trasversali a beneficio della crescita complessiva del sistema industriale su cui oggi NATO e Unione Europea possono e devono fare affidamento. Su Tirreno l'intervista al sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè. Su Oto e UAS decide il governo, individueremo il partner strategico, dice. Non possiamo essere spettatori nella partita del carro armato europeo, ma non delocalizzeremo. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale trova l'assetto, sarà autonoma a 360 gradi, riporta Italia Oggi. Una nuova struttura organizzativa della futura Agenzia per la Sicurezza Nazionale, prevista dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione e funzionamento dell'ente. L'Agenzia avrà una personalità giuridica di diritto pubblico e sarà dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Per i temi esteri, l'Europa torna in rosso. Restrizioni ai viaggi per i Novax, riportano La Repubblica, La Stampa ed altre testate. Bruxelles prepara nuove raccomandazioni per arginare la quarta ondata. Allo studio lo stop agli spostamenti dei non vaccinati dalle aree ad alto contagio. Timori per la ripresa economica. La Merkel dice: tutti rispettino le regole perché siamo in una situazione veramente seria. Bisogna agire rapidamente. Ora Berlino corre ai ripari, stretta per i non immunizzati e possibili nuovi lockdown. La politica litiga sulle misure da prendere contro il Covid. In Alta Austria e a Salisburgo il confinamento riguarderà tutti, in Francia obbligatorio il tampone e in Grecia lockdown per chi non è immunizzato. Rotta slovena del contagio, da qui il virus rientra in Italia, scrive La Repubblica. La piccola Slovenia, 2 milioni di abitanti sistemati sulla testa dei Balcani, risponde con disinvoltura ai suoi primati. Ogni 2 tamponi fatti agli abitanti, uno è positivo alla variante Delta, riporta La Stampa. La Delta Plus avanza e in Italia spunta una nuova mutazione, riporta invece il Messaggero. Rispetto alla prima versione dell'Indiana, è una variante più contagiosa del 10-15%. Massimo Ciccozzi di Campus Biomedico dice: ora diventa importantissimo correre con le dosi di richiamo. Dramma migranti al confine bielorusso, muore bimbo siriano di 1 anno, riportano La Repubblica, La Stampa ed altri quotidiani. È la 12ª vittima ufficiale in 10 giorni. Minsk sgombera un campo profughi e lancia l'idea di un corridoio umanitario. No di Bruxelles, pronto un centro di accoglienza per i profughi. Davide Sassoli dice: è straziante vedere un bambino morire di freddo alle porte dell'Europa. Sfruttamento dei migranti e disumanità devono cessare. Il presidente russo Putin, accusato di essere il regista della crisi, è tornato a tuonare contro l'Occidente. Usa i migranti per premere su Minsk e creare un nuovo motivo di tensione in una regione vicina a noi. 7.000 migranti, secondo alcune stime, che stanno provando a raggiungere l'Europa.
L'intervista a Stoltenberg sul Corriere, segretario generale dell'Alleanza Atlantica. Siamo profondamente preoccupati della situazione al confine tra Polonia e Bielorussia. Fatti analoghi si sono verificati lungo linee di frontiera tra Lituania, Lettonia e Bielorussia. Contro l'aggressività russa, deterrenza rafforzata a est, al confine con l'Ucraina, situazione preoccupante. Aiutarono i migranti a raggiungere la Grecia, 20 cooperanti alla sbarra per spionaggio, scrive la stampa. Amnesty. È una farsa, accuse politiche dovranno rispondere di disparate accuse, fra cui spionaggio e contraffazione. Londra-Mosca, battaglia nel Mediterraneo per recuperare i resti del superjet precipitato, scrive il Messaggero. Corsa contro il tempo e soprattutto contro la Russia, quella che il Regno Unito ha messo in atto per recuperare il suo F-35B Lightning, precipitato mercoledì mattina nel Mediterraneo. L'F-35 appartiene ad una flotta di 24 aerei di produzione americana, che il Ministero della Difesa Wallace ha definito i jet da combattimento più avanzati mai creati. Per l'economia, l'assegno unico a 7 milioni di famiglie con figli in primo piano sulla stampa e tutti i quotidiani. La Lega dice non diamolo agli stranieri, c'è il no del Carroccio al requisito dei 2 anni di residenza, ne servono almeno 10. L'assegno sarà di 175 euro al mese per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi, se il nucleo familiare ha un ISEE inferiore a 15.000 euro. L'aiuto si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di 50 euro con un ISEE superiore ai 40.000. Il CDM ha dato il via libera al decreto. Il Corriere evidenzia le reazioni dei sindacati con sbarra della CISL preoccupato che circa il 18% dei nuclei rischi di essere penalizzato con i lavoratori dipendenti anche a basso reddito. Per la UIL non c'è alcuna certezza che nessuno e per nessun motivo abbia un assegno minore rispetto a quanto percepito finora. Secondo il forum delle associazioni familiari è la base per una riforma strutturale. Alla Repubblica parla la ministra Bonetti, soddisfatta per l'approvazione del Family Act. Risolve la criticità del reddito che penalizza i suoi nuclei numerosi e sui dubbi sollevati dai sindacati dice quasi tutte le famiglie avranno importi più alti. Le simulazioni che circolano non corrispondono al vero. Sul QN un vademecum su requisiti, soglie ed eccezioni a chi va l'assegno unico. Libero attacca il bonus figli, stanga i dipendenti. Per dare un po' di soldi a tutti, il governo penalizza come al solito chi lavora e paga le tasse, le proteste di Lega e sindacati. Anche il giornale sostiene che l'assegno unico produrrà effetti molto positivi per i redditi medi e bassi, ma negativi sui più elevati. Il presidente INPS Tridico e il ministro Orlando difendono il reddito grillino mentre Salvini vuole tagliare l'IVA. Porro sul giornale parla di incongruenza tripla. L'anno scorso sono morte 300.000 persone di più di quante ne siano nate, tendenza che dura da anni, dice Porro, che poi evidenzia le incongruenze dell'assegno unico. 8 miliardi di euro messi a disposizione dalla manovra per tagliare le tasse. Oggi, primo tavolo politico al Ministero dell'Economia, scrive la stampa. Il governo ha deciso di lasciare la scelta nelle mani del Parlamento, ma Draghi punta a destinare più risorse ai dipendenti. A corredo le interviste a Misiani, responsabile economia PD, e a Gilberto Pichetto Fratin, viceministro di Forza Italia, con il primo che dice sì a interventi anche a favore dei pensionati e il secondo che parla di poche risorse. Statali, un tetto orario allo smart working, aumento del 4,15%, scrive il Messaggero. In arrivo un tetto giornaliero alle ore in cui i dipendenti potranno essere raggiunti da remoto, una sorta di clausola di salvaguardia per evitare il rischio always on, dover rispondere cioè alle chiamate dall'ufficio a qualsiasi ora, escluso il riposo notturno. E sul lavoro agile sul Messaggero c'è l'analisi di Giuseppe Roma. Se vogliamo evitare che il contraccolpo della pandemia e dello smart working si tramuti in un'ulteriore trappola che fa arretrare il paese, dobbiamo ribadire l'ineludibile serietà e impegno che implica gestire e partecipare ai processi lavorativi, evitando che i contraddittori processi di questo momento spengano l'interesse e la carica di chi lavora. Cartelle verso un'altra proroga per la rottamazione terre nel 2021 si pagherà solo il 30%, segnala il Messaggero. E rifiuti nella capitale, la Repubblica evidenzia l'iniziativa di AMA contro l'assenteismo, un accordo con i sindacati che vede assegnare un premio ai netturbini che non si ammalano. L'AMA stanzia 3 milioni per uscire dall'emergenza rifiuti. Ed infine, nonostante la risalita dei contagi, il Sole evidenzia la stagione sciistica al via con poche disdette, si va verso il tutto esaurito in vista del Natale.
Ed infine per i temi della politica stretta per i non vaccinati, pressing di regioni e ministri, riportano il Corriere tutte le testate. Franceschini e Brunetta per la linea dura, il no di Salvini, si usi il tampone. Fedriga, il governo ci incontri. Figliuolo, da lunedì terza dose ai 40-59enni. Il governo intanto prepara divieti differenziati per bar, cinema, ristoranti e teatri. Possibile un decreto la prossima settimana. Speranza, la situazione peggiora. Il Green Pass sarà valido 9 mesi. L'ipotesi è quella di fare il richiamo dopo 5 mesi. Per il Messaggero la Delta Plus avanza e in Italia spunta la nuova mutazione. Rispetto alla prima versione dell'Indiana è più contagiosa del 10-15%. Tra stadi, cortei e ristoranti, la Repubblica sottolinea quei buchi nella rete delle misure anti-Covid. Assembramenti senza mascherine e controlli sempre più sporadici. Ecco dove gli italiani hanno smesso di proteggersi dal rischio contagio, scrive il quotidiano. La Stampa riporta invece l'emergenza dei medici di base, sempre più pensionati e meno ricambi, migliaia di cittadini destinati a restare senza assistenza. Molte regioni si sono adeguate aumentando il tetto massimo di pazienti, ma è una bomba da orologeria. Arriva anche il CDM al siero per i bimbi, under 12, zero miocarditi. Martedì il via libera, nessuna reazione avversa tra i più piccoli, 2 dosi a 21 giorni di distanza. Per le regioni è sempre più alto il rischio giallo e torna a scattare la allarme per le terapie intensive. Un mese al collasso, riporta la Repubblica. Nella scuola i presidi spingono per la DAD, il virus corre troppo con un positivo a casa. Dirigenti in crisi, il sistema dei test non funziona, meglio le vecchie regole. Procedure complesse e tempi lunghi tra tamponi e comunicazioni delle ASL, scrive il Messaggero. Sulla Stampa arrivano le parole della ministra Messa, un mix di lezioni in presenza e DAD, così l'università vince la sfida del Covid. E per gli scenari politici, asse tra i renziani e il centrodestra, governo battuto e bufera al Senato, scrivono il Corriere e tutti. 2 sconfitte nel DL Capienze, Patuanelli, Italia Viva con loro, vuole un'altra crisi. Rosato parla di voto sul merito e intanto la Repubblica parla di offensiva Movimento 5 Stelle sulla manovra. Si incrina anche il patto col PD. Dopo lo scontro sulla RAI, ora Conte reclama il relatore alla finanziaria, ma è lite con i Dem al Senato che rivendicano quel ruolo per Errani e temono che l'indebolimento della leadership grillina renda l'alleato meno affidabile. Secondo Libero c'è una nuova maggioranza che ora punta al Quirinale. Per il giornale è la grande occasione del centrodestra. Berlusconi e Salvini stringono l'asse e cercano la sintesi con Meloni, ma è sfida anche tra Conte e Di Maio. Basta con i tradimenti, scrive il Messaggero. I fedelissimi dell'avvocato all'attacco Luigi ci ha spiazzati sulla Maggioni al TG1, ma i parlamentari pressano il ministro. Non c'è strategia, che dobbiamo fare? Secondo l'ex ministro Spadafora, troppi errori. Conte è un leader debole che silenzia il dissenso. È tutto per questo appuntamento, una buona giornata da Telpress Italia.